Mister Davide Soccavo, Stabia Channel, alla luce della prestazione odierna di Farroni, c'è la possibilità di confermare l'estremo difensore tra gli 11 titolari per le prossime partite, al di là della situazione attuale dell'infermeria? Non, è un problema che non mi pongo e non vedo perché me lo dovrei porre, tra l'altro. Certo, continuerà Farroni se non succede nulla, perché le prestazioni sono positive, c'è l'intesa con i compagni, sta facendo dei buoni interventi, dà dimostrazione di essere padrone della posizione, del ruolo, quindi è un problema che dopo una partita che vinci per 2-0, obiettivamente faccio fatica a pormi. Gioacchino Roberto Di Maio invece chiede: Juve Stabia spettacolare nel primo tempo, ma dal baricentro troppo basso nella ripresa. Come si spiega questo cambio di atteggiamento al di là dell'ingresso di Garattoni, le cui caratteristiche sono maggiormente difensive rispetto a Fantacci? Ma probabilmente se riuscissimo ad essere perfetti, forse non saremmo nella posizione in cui siamo. Ci sta, c'è anche la reazione di un avversario che a detta proprio di alcuni giornalisti nelle ultime 10 partite sarebbe quinta, e quindi la reazione, un po' la voglia di gestire, di non andare alla ricerca del risultato, magari provare soprattutto a gestire la palla, ha portato a questo atteggiamento, ma in realtà avremmo potuto fare anche nel secondo tempo ancora qualche altro gol. Ovviamente, dai, se dai la possibilità all'avversario poi di prendere metri e campo, è normale che ti abbassi, però è un atteggiamento che ovviamente non ci appartiene, ma se a volte capita, dobbiamo essere bravi, e loro sono stati bravi, anche a difendersi nella propria metà campo. Natale Giusti Vivicentro, primo tempo di dominio totale con la Juve Stabia che poteva chiudere anche con un margine più ampio. Nel secondo tempo, gara controllata da grande squadra. Con questa grande condizione, la Juve Stabia può davvero essere la mina vagante dei playoff? Ma in realtà non so se lo possiamo essere o lo siamo già, ma il nostro obiettivo non è essere una mina vagante. Il nostro obiettivo è avere e raggiungere una posizione ben definita, fare il meglio nelle restanti partite che ci sono a disposizione e poi provare a dire la nostra nei playoff. Ovviamente i punti di vista da una domanda all'altra sono completamente diversi. I colleghi hanno condiviso che il primo tempo è stato, diciamo, superiore in tutto alla Juve Stabia, mentre il secondo controllata. Quindi io condivido più la seconda domanda che la prima. Mister, a proposito di questo, Gianluca Picella, Magazine Pragma, ti chiede: fosse un iconeo aver chiuso il primo tempo solo 2-0? Obiettivamente sì, potevamo fare molti più gol. Questo è probabilmente un neo dei primi 45 minuti, ma stiamo cercando veramente il pelo nell'uovo. Dobbiamo imparare ad essere sicuramente molto più cinici perché l'episodio che Farroni ha mantenuto inviolata la porta, parando il calcio di rigore, non ha inciso, ma avrebbe potuto farlo e non dobbiamo arrivare a quel punto. Dobbiamo cercare di mettere in ghiacciaia la vittoria, come in questo caso, non dare la possibilità all'avversario di riprendere morale e quindi in questo sicuramente abbiamo ancora la possibilità di migliorare. Francesco Maresca, Sport Report Magazine: se la Juve Stabia avesse avuto Marotta da inizio campionato al posto di Romero, oggi in che posizione di classifica poteva trovarsi? Sono paragoni che non mi piace fare, non è giusto dire queste cose dal mio punto di vista. Romero ha fatto il suo per quello che ha potuto, parla la storia di Romero. Romero non è Marotta e Marotta non è Romero. Quindi dire il sei, ma ovviamente oggi è facile, ma stiamo parlando veramente di due calciatori che hanno improntato la propria carriera su caratteristiche, su dinamiche completamente diverse. Uno ha fatto sempre la Serie B o più o meno, l'altro un po' meno. Quindi le differenze ci sono, ma sono due giocatori che per quello che ho potuto io constatare con i miei occhi e non solo, hanno dato il massimo per le possibilità. Uno deve continuare ancora a farlo, l'altro per i 6 mesi che è stato con noi ha dato il suo contributo.
US Sabbia che con la settima vittoria esterna consecutiva mister ha scritto la storia per quanto riguarda il club già da diverse settimane, ma anche in assoluto per quanto riguarda il campionato di Serie C, andando ad eguagliare e tenendo testa appunto soltanto alla Ternana. A proposito di questo, Domenico Ferraro, Gazzettino Vesuviano, chiede: US Sabbia in crescendo rossiniano, ci sono ancora margini di crescita in un finale di stagione tutto da scoprire? Ah, penso di sì, che non possiamo accontentarci, non possiamo neanche ritenerci oggi al top, altrimenti non ci sarebbero dovute vedere anche i secondi 45 minuti come i primi. Però il calcio è anche questo, c'è sempre la possibilità di fare meno errori nella partita successiva, migliorare dove magari c'è qualche piccolo difetto, qualche piccola incomprensione tra i reparti o tra gli uomini, quindi l'obiettivo è quello sempre, perché ognuno di noi deve avere questa richiesta all'interno di un gruppo che ha questa voglia, e quello passa solamente attraverso i singoli. Ultima, Mario Miccio, Sport Report Magazine. Alla vigilia il suo collega Gallo ha detto che i giocatori sono l'arma del proprio allenatore, oltre ad essere l'arma di se stessi. In virtù di ciò, Marotta non rappresenta soltanto la sua arma, ma anche quella dei suoi stessi compagni e di Orlando in particolare, per il modo in cui riesce a coordinarli, quasi come fosse il suo stesso vice in campo. Beh, è vero, Marotta da questo punto di vista ha un'esperienza tale che consente ai propri compagni e anche a se stesso di gestire alcuni momenti che altri, un po' per l'età, un po' per caratteristiche che non appartengono agli stessi, non portano avanti. Quindi sono quei classici calciatori che sono importanti anche se non fanno gol, l'abbiamo sempre detto, riconosciuto, stiamo qui a ripetere le solite cose, che sia un valore aggiunto. È un qualcosa di indiscutibile anche quando non riesce ad apportare il suo contributo sul campo con qualche gol. E quindi se oggi siamo qui a festeggiare una vittoria su un campo che non ci vedeva, che non vedeva la Juve Stabia vittoriosa da non so quanti anni, se stiamo qui parlando di record, se stiamo qui a parlare di tabù sfatati, evidentemente c'è il merito di un'organizzazione, di una squadra, anche quella invisibile che lavora dietro le quinte, ma che è di gran lunga importante, come quella che spesso viene ripresa come sottoscritto, e quindi il merito va suddiviso in tutte le componenti. Oggi dire se Tizio o Caio siano più importanti di Sempronio, obiettivamente è una differenza che non riesco a fare. Grazie mister. Prego.